Un'importante manifestazione oggi a Villanova eh, che coinvolge in particolare le forze dell'ordine. Eh, si tratta di eh, gare di atletica. Intanto vogliamo solo ricordare eh, che tipo di prove ci sono. Dunque le prove eh, per quanto riguarda l'agilità eh, c'è il salto in alto e in alternativa c'è il salto in lungo. Dopodiché c'è la resistenza che sono i 3000, sono 7 giri e mezzo di anello di atletica. E dopodiché ancora viene il, la forza che è il getto del peso. Il getto del peso già, ha, ha come alternativa il salto da fermo a piedi uniti sempre nella pedana diciamo, della sabbia. E come prova di velocità invece abbiamo i 50 o i 100 metri. Dico questo perché viene diviso in fasce di età. Si parte eh, diciamo dai diciottenni. Eh, il brevetto eh, diciamo dalla maggiore età è un'onorificenza della Repubblica Federale Tedesca, perciò chi oggi finisce positivamente tutte le prove prende un'onorificenza della Repubblica Federale Tedesca. E poi oltre queste quattro prove, cioè abbiamo detto agilità, forza, resistenza e velocità, abbiamo l'acquaticità. L'acquaticità si effettua in piscina con una prova di 200 metri però c'è un'alternativa che è dei 50 metri o dei 100 metri che è i 20, sono i 25 di me, metri di nuoto. Facendo quella prova si annulla anche l'acquaticità, perciò il militare la, viene considerato come punteggio per quanto riguarda la velocità, però eh, annulla anche l'acquaticità. Perciò non facendo i 100 metri o i 50 metri sulla NL atletica fa i 25 eh, metri di nuoto. E praticamente oggi mi diceva che eh, ci sono anche propri militari, infatti è eh, un, eh, una riunione, diciamo, una gara interforze. Eh, quali sono le forze dell'ordine che partecipano? E diciamo che queste caratteristiche eh, di eh, agilità o quelle comunque che ricordava prima sono un po' eh, il punto che dovrebbe essere alla base un po di tutte le forze dell'ordine, giusto? Sì, diciamo che il tedesco dice che le doti essenziali, quando uno ha queste cinque doti, è un militare completo, perciò, non, non si deve fissare sulla corsa e fare tanta corsa, perché a livello anche fisico, uno sbagliando scarpe o correndo sull'asfalto ha dei problemi alle ginocchia. Oppure concentrandosi solo sulla palestra è propenso a seguire qualche strada sbagliata. Con, eh, diciamo, con, eh, Quindi, un'attenzione allo sport a 360 sì, gradi a 360 per, per 360 gradi. tutte le qualità. Sì, per visite. conservare tutte: la forza e la resistenza, abituarsi allo sforzo lungo e prolungato e allo sforzo breve e intenso. Quando uno eh, diciamo, raggruppa tutte queste discipline e si allena su, uh, su diverse, mantiene eh, un fisico diciamo, con le doti necessarie di un, un ottimo militare. E' la cosa bella che ci unisce come interforze, perciò io qui oggi ho carabinieri, poliziotti, finanzieri. Eh, delle